una lettera aperta per l'assassino di mio figlio, John B. Se sarai in qualche modo in grado di leggerla, ovunque tu sia, sappi che ti troverò. Nessun padre dovrebbe vedere il proprio figlio calato nel sacro silenzio della terra. Non so se esiste un'età giusta per morire, ma so che 17 anni non lo è. Meglio alla nascita, quando non mi si erano ancora illuminati gli occhi e non avevo imparato ad amare così profondamente. Meglio in età avanzata, quando la fugace gioia di vivere è già stata assaporata. Meglio mai, ma un mondo nel quale le preghiere vengono esaudite è un mondo in cui le preghiere non sono necessarie. Un mondo che non è certo il nostro. Tutte le ore sprecate a giocare sul pavimento, tutte le smorfie e le pessime battute fatte per ricevere un sorriso, tutta la musica che ho suonato per ispirare una canzone, o i libri letti per ispirare un sogno, tutto sprecato. Pensavo che questo fosse tutto ciò di cui avevo bisogno per essere un buon genitore, ma mi sbagliavo. Ho dedicato tutta la vita per questo singolo scopo, ma tutto ciò che avevo da dare non era abbastanza, non è stato abbastanza. Non ero lì quando ce n'era più bisogno, e nulla di tutto ciò che abbia mai fatto o possa fare potrà cambiare mai le cose. La polizia ha trovato nel bosco il coltello che hai utilizzato dove lo hai lasciato cadere. Mi hanno detto che è stata una morte lenta, ma almeno, svenendo, non ha sentito la maggior parte del dolore. Mi chiedo se ti sei pentito mentre la lama lacerava la pelle. Intendevi davvero andare così in profondità? O forse sei andato nel panico quando ti sei reso conto che il sangue non si fermava? Hai chiamato aiuto? Hai lottato invano per bendare le ferite, oppure ti vergognavi troppo? Mi chiedo se tu abbia effettivamente programmato questo assassinio, oppure se il tempo passasse troppo velocemente. Forse il sangue pompava troppo forte e tu non sapevi come fermarlo fino a quando non è stato troppo tardi. Hai pensato ad altri, oltre che a te stesso, quando lo hai fatto? Io non so quale supplizio personale ti abbia condotto fino a questo punto, ma prendersi una vita non fermerà il tuo dolore. Il dolore passerà da una persona all'altra, durando e passando per ogni vita, morte o forza mortale che si deve sopportare, fino al giorno in cui non te ne andrai e la prossima vittima vedrà sorgere il sole senza luce o calore e tutti i suoni e i colori sanguineranno in un grigio infinito. E poi anche quel sole tramonterà, trasmettendo di nuovo il tuo dolore. Penserai che io ti odi. Non credo che qualcuno potrebbe biasimarmi se lo facessi, certo. E in effetti odio che tu abbia distrutto la mia famiglia. Ma ti perdono. Per tutto. Probabilmente non mi credi, ma ti giuro che è vero. Perché è tutto ciò che c'è in questo mondo che ti ha trasformato in qualcuno in grado di compiere un atto che non dimenticherò mai. Ancora
non so perché ti sia ucciso, John. Se in qualche modo riuscirai a leggere ciò, sappi che ti troverò. E chissà, un giorno, forse, saremo di nuovo insieme.